Buongiorno e buon anno e buona Santa Maria, dal momento che oggi è la festa, la prima festa dell'anno dedicata alla Madonna e anche giornata della pace. Come cristiano cattolico, la riflessione di oggi è sicuramente su un aspetto giuridico, ma in certo qual modo è ispirato a un fatto, a una circostanza religiosa. Mi riferisco alla cosiddetta parabola del figlio al prodigo e nel contempo alla possibilità da parte di un giudice di disapplicare una sanzione amministrativa nei confronti di un trasgressore che in certo qual modo abbia compreso il proprio errore e voglia tornare a vivere non come debitore verso lo Stato, ma come libero cittadino. La parabola del figlio al prodigo, per chi non la conosce, soprattutto ai miei tempi, insomma, c'era il catechismo, era difficilmente quelli della mia generazione, quelli fino a quella generazione, non frequentavano il catechismo. In certo qual modo era anche una sorta di educatore civico rispetto alla vita di tutti i giorni. Ecco, per chi non conosce quella parabola, non la ricorda bene, è quella relativa a quel padre buono che aveva due figli, uno praticamente osservante delle sue regole, dei suoi doveri, aveva una grande azienda, quindi partecipava alla vita dell'azienda. Era come si suol dire un figlio modello. L'altro figlio era uno scapestrato, uno che voleva godere dei beni della vita, a tal punto che un giorno decide di chiedere al padre il suo avere, dice la sua parte di eredità, perché lui di lavorare nell'azienda del padre non ne aveva voglia, ma piuttosto voleva scoprire i piaceri della vita. Questo accade, ma naturalmente nel giro di poco tempo sperpera tutti i beni ritrovandosi povero. Si ritrova povero e quindi nella necessità di tornare dal padre. È difficile tornare indietro, ci vuole umiltà. E comunque decide e torna verso il padre, verso la casa del padre, tant'è che i suoi servitori che lo vedono arrivare annunciano a questo bravo uomo: guarda che sta arrivando tuo figlio. Il padre va verso di lui e dice ai servi di fare festa grande perché sta tornando suo figlio. L'altro figlio ovviamente si rende conto che sta accadendo qualcosa di particolare, c'è una grande festa, e va dal padre a chiedere che cosa stava accadendo. Anzi, nella parabola prima va dai servitori, insomma c'è tutta una, ovviamente una spiegazione religiosa rispetto alla parabola del figlio prodigo. Però la parte che interessa in questo caso, più interessa, paradigmatica della possibilità appunto di non applicare una sanzione amministrativa a determinati soggetti, può fare a meno di questo aspetto più di carattere religioso. In definitiva, il padre fa una grande festa e dice al figlio, che sempre si è comportato bene: non ti devi alterare perché tuo fratello sta tornando, lo stiamo recuperando, ha capito il suo errore e quindi dobbiamo fare grande festa, anzi. Allora io pensavo al valore della persona umana che è all'interno della Costituzione repubblicana, della nostra Costituzione. La nostra carta vede nella persona umana il valore cui lo Stato tende. Tutto quello che noi facciamo, in definitiva, tutta la nostra organizzazione sociopolitica e economica, ha un unico fine, quello di salvaguardare la persona umana. Non lo facciamo per lo Stato, inteso come governo di un territorio, ma lo facciamo per i governati, per i cittadini, in particolare per ogni cittadino, quindi per il più generale, per la persona umana. Quindi anche nella Costituzione c'è questa attenzione verso l'uomo.
tutto quello che fa lo Stato lo fa in funzione dell'uomo, quindi l'uomo è un valore, la persona umana è un valore, e dunque quello che deve interessare è che, a fronte anche dell'applicazione di una sanzione amministrativa, quindi di un'afflizione derivante dall'acquisizione di una somma di denaro, quindi del patrimonio economico della persona che ha trasgredito alla legge, grazie a questa applicazione della sanzione la persona ritorni all'interno delle regole precostituite. In definitiva, la sanzione ha due funzioni: una è di tipo special preventivo, perché è riferita alla persona, e quindi grazie all'applicazione della sanzione la persona teoricamente o dovrebbe evitare di commettere l'illecito, oppure nel momento in cui viene applicata la sanzione, in ragione di quell'applicazione della sanzione, non dovrebbe tornare a ripetere quell'illecito. Per altro verso, anche una funzione social preventiva, general preventiva, perché grazie al fatto che la gente sa che in conseguenza di un illecito avvengono delle violazioni, il comportamento dei consociati è conforme all'obbligo giuridico. Questa ovviamente è teoria, poi nella vita di tutti i giorni errare umano, perseverare diabolico, e quindi ecco che anche con l'applicazione di sanzioni determinate persone tornano a commettere la stessa violazione. Ora la domanda è questa, ecco perché la parabola del figlio e il prodigo: ma se a un certo punto un cittadino che ha trasgredito una regola giuridica e quindi è giustamente attinto da una sanzione amministrativa comprende il proprio errore, vorrebbe estinguere quindi il debito che ha contratto con lo Stato, apro una parentesi, in realtà nelle sanzioni amministrative non ci sono debiti contratti con lo Stato, ripeto, la funzione della sanzione non è quella di incamerare una somma di denaro, non è che c'è un danno ingiusto per cui grazie al pagamento della sanzione, nelle misure che poi nel proseguo di queste riflessioni vedremo specificatamente articoli 16 e seguenti della 689, quindi non è che grazie a queste sanzioni c'è il risarcimento di un danno ingiusto, quella è un'altra storia. La sanzione ha la sola finalità di punire, di far soffrire il trasgressore, in ragione di questa sofferenza il trasgressore sia portato a non commettere più violazioni o a mai commetterne, proprio per il timore di essere punito. Quindi questo timore di essere punito, questa regola indotta a comportarsi in un certo modo sistematicamente, quindi per consuetudine, fa sì che quel comportamento diventa un comportamento interiorizzato nella persona, e quindi la persona difficilmente commette la violazione perché è stata educata ad avere un certo tipo di comportamento. Chiudo la parentesi. Quindi se questo soggetto in ogni caso non vuole avere debiti con lo Stato, ma non ha neanche patrimonio per poter estinguere quella violazione, può un giudice terzo accettare quel pentimento e quindi disapplicare la sanzione amministrativa pecuniaria? Questa è la domanda che mi pongo. È ovvio, più che una domanda giuridica è una domanda filosofica, perché se questo non fosse possibile, a mio modo di vedere, il valore costituzionale della persona umana verrebbe meno, perché nel momento in cui la persona non è nella condizione di poter pagare, sol per questo non può essere recuperata in definitiva, non tanto perché non vuole essere recuperata, ma perché non è nella possibilità di farlo, e quindi sarebbe in sostanza un'ingiustizia. È chiaro che nell'applicazione delle sanzioni ci sono dei criteri di applicazione che prevedono anche, anzi prevedono sostanzialmente tre valutazioni diverse, quindi le capacità contributive del soggetto, l'atteggiamento che ha avuto il soggetto nel ridurre il danno che ha provocato l'illecito e la gravità dell'illecito stesso. Questi sono elementi di valutazione
che il giudice deve adottare nell'applicare una sanzione pecuniaria che generalmente è compresa tra un minimo e un massimo. Ma ripeto, in questo caso si parte dal presupposto che dal processo sanzionatorio scaturirà una sanzione e la misura di quella sanzione deve essere giustificata dall'esistenza di questi, diciamo, criteri di valutazione. Quindi il giudice nell'applicare la sanzione non può discostarsi da questi principi, secondo il proprio libero convincimento, ma non può discostarsi da questi principi. Ripeto la domanda, lo sottolineo, più di carattere filosofico, ma quel giudice nell'applicare la sanzione deve rispettare questi principi, ma può disapplicare la sanzione? Non mi risulta, magari sbaglio, ma non mi risulta che nell'ordinamento sia prevista la disapplicazione della sanzione in ragione del fatto che il soggetto sia pentito e non sia nella condizione di poter pagare. O meglio, se il soggetto non è nella condizione di poter pagare, lo Stato evidentemente non ha strumenti per aggredire oggettivamente la persona, ma se li avesse lo farebbe. Quindi non è una scelta etica dello Stato quella di non applicare la sanzione, ma è una conseguenza di fatto. Il soggetto non ha soldi e che cosa gli posso prendere? Quindi non posso applicarla, ma resterebbe in capo a quel soggetto, almeno sul piano morale, la sua condizione di trasgressore debitore verso lo Stato, perché non ci sarebbe ancora in questo contesto strettamente giuridico della 689, non ci sarebbe un giudice che potrebbe graziare, ecco, mi si passi il termine, il trasgressore. Il diritto penale, ad esempio, a fronte dell'impossibilità di pagare una contravvenzione, una multa, quindi una pena pecuniaria, è chiaro che lo Stato può applicare la pena trasformando la pena pecuniaria in pena detentiva. E a meno che lo Stato, ecco il valore della grazia, voglia graziare l'imputato rispetto al suo crimine. Ma nella sanzione amministrativa questo sistema, a mio modo di vedere, non esiste. E quindi teoricamente dovrebbe scaturire una sentenza di condanna al pagamento della sanzione amministrativa in misura equa da parte del giudice, che poi magari non potrebbe essere pagata, ma non per volontà né del trasgressore né dello Stato, ma per una conseguenza di fatto: i soldi non ce li ha quello per pagare. Ora, a mio modo di vedere, sebbene nell'ordinamento esista questa, chiamiamola, lacuna di principio, quindi non c'è una norma che prevede che laddove il cittadino ha libera valutazione del giudice non possa pagare, anzi vorrebbe pagare ma non è nelle condizioni di pagare il suo debito e il giudice possa disapplicare, sebbene non esiste nell'ordinamento questo tipo di disposizione, a mio modo di vedere esiste comunque un principio costituzionale, che è quello del valore della persona umana e della dignità della persona umana, che consentirebbe al giudice, in virtù di questo principio costituzionale, di disapplicare la sanzione amministrativa. Quindi il cittadino, dimostrando di avere risolto il problema che ha determinato col suo comportamento illecito, dimostrando di avere compreso il suo errore e invocando la clemenza dello Stato, quindi del buon padre di famiglia, di comprendere che quell'errore è stato ampiamente compreso e c'è la volontà chiara di andare oltre e di tornare un cittadino indenne da macchia, un giudice potrebbe stabilire con una sentenza la disapplicazione di quella sanzione amministrativa. Qual è il valore giuridico e direi etico di una scelta di questo tipo? Che quella afflizione morale che avrebbe quel cittadino, in certi casi può esistere, che non è detto che le persone che sbagliano, il cosiddetto perdono, in buona sostanza. La parola perdono cosa vuol dire? Perdono, cioè da fare un dono a qualcuno. Quindi il valore del perdono
è quello di far sentire la persona perdonata libera da qualsiasi afflizione, anche morale. E quindi il valore di quella grazia fornita dal giudice terzo è un valore che non va tanto ad estinguere la sanzione amministrativa, che di per sé non può essere pagata proprio per condizione oggettiva del trasgressore, ma toglierebbe al trasgressore quell'afflizione che lo farebbe vivere male, in buona sostanza, nel rispetto di un dettato costituzionale, di un principio costituzionale che è superiore ad ogni altra legge, compresa quella della doverosità dell'applicazione della sanzione. Questo rientrerebbe anche nella funzione della sanzione stessa. La funzione della sanzione, abbiamo detto, non è una sanzione prettamente risarcitoria, non ha nessun valore di sanzione risarcitoria. Non c'è con l'applicazione della sanzione amministrativa il risarcimento di un danno, ma soltanto quello di recuperare il valore della dignità della persona umana. Se questo valore di fatto è stato recuperato, non ha senso applicare la sanzione. Anzi, anche da questo punto di vista, se noi ci ostinassimo ad applicare la sanzione, pur nella consapevolezza che la persona, per sua dignità di persona umana, ha compreso il suo errore e non è più intenzionato a commetterne altri, andremo a trasformare questo strumento giuridico in uno strumento meramente afflittivo, in una sorta di codice da Hammurabi di tipo amministrativo. Ecco, con questa riflessione, che ben poco ha di giuridico, ma probabilmente più di filosofico e di etico, auguro a tutti quanti le migliori cose per questo 2020. E auguro anche di continuare in questa esperienza, in queste riflessioni a voce alta. Sono spunti di riflessione che servono, mi auguro servano a coloro i quali mi ascoltano, ma sicuramente servono a me, perché parlando si butta fuori in certo qual modo quello che è nella nostra interiorità e che sottacendolo rimane latente, sconosciuto anche alla stessa persona che esprime certi concetti. Grazie per l'attenzione.